Ecco, dalle città per me è l'esempio più importante di come la legge 166 del 2016, la cosiddetta legge antispreco, debba essere applicata nella quotidianità. Per me questo è un progetto bellissimo per tanti motivi. Intanto perché tutte queste realtà impegnate nel recupero dai mercati di quartiere portano dietro di sé intanto un messaggio culturale. I volontari e le persone impegnate in questo progetto sono visibili nella città. E quindi i cittadini vedono quotidianamente che ci sono delle persone impegnate nella lotta contro lo spreco alimentare. E soprattutto questa è un'attività che parte dal recupero di prodotti molto delicati. Se si pensa allo spreco alimentare, spesso avviene nelle nostre case, come nella filiera produttiva, su quei prodotti altamente deperibili come l'ortofrutta. Sono prodotti delicati che hanno una durata breve e quindi attività come quella che viene fatta qui a Torino è fondamentale proprio per salvare quei prodotti che hanno anche però un altissimo valore nutrizionale. Le persone in difficoltà non possono mangiare sempre tutti i giorni pasta, riso, pelati. È importante dal punto di vista sociale, culturale, che questa dieta, a partire dalle persone che sono più in difficoltà, sia arricchita da prodotti come l'ortofrutta, che sono davvero fondamentali dal punto di vista della salute. E poi l'altro aspetto importante, forse il più importante, è quello dell'inclusione lavorativa. Distribuire prodotti è un'attività fondamentale che avvicina le persone, non soltanto perché si ricevono dei beni, ma perché questa è un'attività di relazione, si incontrano anche le fragilità delle persone. E poi però Eco dalle città fa un'altra attività che è fondamentale, quella della trasformazione. Il cibo in eccedenza può diventare un valore, può diventare un'opportunità proprio perché viene trasformato e proprio perché è parte di un prodotto di un progetto di integrazione sociale. Si insegna un lavoro a partire, pensate, proprio da quei prodotti che la società scarta per tanti motivi, perché sono in eccedenza, perché sono un po' rovinati, perché sono più brutti di quelli che saremmo portati a scegliere. Insomma, per me è un orgoglio vedere realtà come queste e spero che l'esempio di Eco dalle città possa essere replicato in tante altre città perché è possibile. Il fatto che ci sia una realtà come questa dimostra che fare la propria parte di responsabilità, già è una realtà che esiste nel nostro paese.